Onda Libera, siamo nel B&B Val di Ricarte, vicino Lamoli, in località Lamoli, e siamo insieme al dottor Fabio Piccini, che ha avviato oggi un incontro dove si è parlato di fermentazione, sì, di cibi. Fermentazione cibi. Esatto. Allora, dottore, se ci faccia una breve presentazione sua, ci spieghi, sintetizzi un po' il discorso. Del un medico, un ricercatore universitario con un dottorato in scienza della nutrizione, e ho iniziato un grosso progetto di ricerca nazionale che si chiama Progetto Microbioma Italiano. Qual è lo scopo di questo progetto? Costruire una mappa dei batteri buoni che stanno, buoni e cattivi ovviamente, che stanno nella pelle, nell'intestino, nel naso, nel corpo degli italiani, che chiaramente dipende dalle loro abitudini, dal loro stile di vita, da quello che mangiano, dai luoghi che frequentano, e che ha lo scopo di far capire alle persone l'importanza di questo secondo genoma, di questo secondo corredo genetico che viene apportato al corpo da parte dei batteri che convivono con lui, che sono tantissimi. Pensate che il 90% delle cellule che sono rintracciabili nel corpo umano sono semplicemente batteri, sono cellule di origine batterica, e queste cellule di origine batterica forniscono il 99% del genoma rintracciabile nel corpo umano, quindi non sono cose di cui si può ignorare l'esistenza. E in questo corso noi cosa facciamo? Insegniamo alle persone a trattare bene i propri batteri, perlomeno quelli dell'intestino, reintroducendo nella propria dieta l'abitudine a mangiare cibi fermentati, insomma, quindi crauti, insalatini, yogurt, kefir, miso, tempe, tè con buccia, prugne fermentate, tutto quello che è possibile fermentare, che la tradizione culinaria anche italiana possedeva, insomma. Noi viviamo in una cultura antibatterica, se possiamo dire così, perché siamo tempestati da prodotti che mirano all'eliminazione di questi, a distruggere i batteri, sì. Per cui è una cultura errata, possiamo dire, oppure va spiegata meglio? I batteri andrebbero distrutti quando sono causa di infezioni, di problemi. Non bisognerebbe fare generica prevenzione batterica, primo perché è impossibile, perché dopo 5 minuti che io mi sono disinfettato sono di nuovo infestato dai batteri, che sono dovunque, perché i batteri sono veramente dovunque, no? E quindi la guerra ai batteri non ha in realtà senso, anche perché, come abbiamo detto poc'anzi, i batteri ci forniscono molte più cose utili che non inutili o peggio dannose, per cui i rischi che noi corriamo nel non seguire queste pratiche ossessive sono veramente bassi, altrimenti non si spiega come l'uomo avrebbe fatto ad arrivare fino a noi da 2 milioni di anni di storia, no? Esatto. Gli antibiotici sono stati scoperti nel 45, sono, esatto, arrivati in Italia con gli americani. Esatto. E noi adesso si è appena concluso l'Expo di Milano, dove il tema centrale era nutriamo il pianeta. Questo discorso è stato sviluppato in qualche modo? È stato tenuto un workshop completamente separato da quello che poteva essere l'utilità didattica che doveva essere diffusa ai frequentatori, in cui si parlava di microbioma, perché certo chi si interessa di questi argomenti comincia a esserne consapevole. Quello che è mancato è stata la condivisione con il pubblico di Expo di questa che avrebbe dovuto essere un'informazione importante, ovvero che sulle nostre tavole dovrebbero ritornare questi cibi, ma non tanto acquistati a livello industriale, ma prodotti a livello domestico, perché è veramente facile, prima che arrivassero le tecniche di trattamento dei cibi industriali, le persone si conservavano i cibi in casa, utilizzando il sale, utilizzando queste tecniche assolutamente primitive che portavano poi alla lattofermentazione dei vegetali, delle verdure, o alla salatura delle carni, alla fumicatura delle carni, a tutte cose cui oggi magari guardiamo sospettosamente come se fossero cose patologiche, però che in realtà hanno fatto vivere ed evolvere la nostra specie veramente per 2 milioni di anni, e sulle quali giovarebbe riflettere, perché le popolazioni più longeve della Terra, che guarda caso non sono certo quelle più ricche, queste cose le hanno mantenute nelle loro tradizioni, mentre invece le nostre linee guida alimentari sono scomparse.
ci può dire qualcosa su questi ultimi discorsi che sono emersi dall'OMS sulla carne, sul cibo? Cosa c'è di vero? C'è di vero sicuramente il fatto che quando noi usiamo determinati conservanti per produrre determinati cibi ci infiliamo in potenziali guai, e soprattutto che quando noi produciamo carni animali senza preoccuparci di come sono stati nutriti questi animali ci infiliamo nuovamente nei guai. Un animale che ha mangiato bene sarà un animale sano. L'uomo ha sempre mangiato carne di animali e di pesci, cioè l'uomo non è nato vegetariano, anche perché non se lo poteva permettere. Ci si può fare i vegetariani se ci sono i supermercati, ma se io vivo, che ne so, in un posto tipo qualsiasi luogo dell'Europa del Nord da dicembre fino ad aprile, come faccio a fare il vegetariano? È un miracolo se trovo da mangiare qualcosa di carne, e molto probabilmente farò più digiuno intermittente che non dieta in generale, per cui, cioè, per quanto le scelte vegetariane possano essere rispettabili, per quanto queste informazioni possano essere manipolate, è sicuramente vero che se io riempio una carne di nitrati e di nitriti bene non mi faccio, è sicuramente vero che se esagero con la cottura, la affumicatura, bene non mi faccio, è sicuramente vero che se io uso carne di animali che sono stati mal allevati e mal nutriti, bene non mi faccio. Però ecco, prima di diffondere messaggi terroristici alla popolazione io sarei un po' più cauto, insomma, ecco, questo deve essere detto. Quindi il messaggio, possiamo dire, usciamo da questa cultura industriale del cibo e riappropriamoci delle nostre tradizioni culinarie. Sì, in generale io credo che se una persona si limitasse il più possibile a nutrirsi di cibi locali, stagionali, di provenienza organica, se si togliesse l'ossessione di lavarli con dei detergenti antibatterici per paura di prendersi chissà quale malattia, vivrebbe molto meglio e probabilmente anche molto più a lungo. Bene, grazie. Amici di Onda Libera, un saluto. Buona giornata.